Sotto alle lenti troviamo gli output. Gli output, che significa uscita delle informazioni relativi agli shader, hanno anch'essi determinate proprietà. Uno ad esempio si chiama Image Motion Blur, quindi facciamo una motion blur dell'immagine. Farlo lavorare dobbiamo attivare il motion blur, ma bisogna impostare a 0 il shutter duration frames, perché altrimenti sommiamo un motion blur con un altro motion blur, quindi o lavora uno o lavora l'altro. In questo caso lavora questo. L'interfaccia è una serie di informazioni che possono assomigliare a delle informazioni come quelle che vediamo in questa area, quindi per comodità le spostiamo in questa zona per controllarle, ma non hanno niente che è diverso da un semplice rollout che poteva essere messo in queste zone. La cosa più interessante, che cos'è? Shutter Duration Frames, la velocità che è uguale a Shutter Duration Frames impostata in questa area. Poi abbiamo una caduta che può essere sommata alla una caduta tipo offset, e poi abbiamo altre opzioni, tra le quali la possibilità di sfocare lo sfondo, le immagini di sfondo se sono messe all'interno di questa composizione, e poi abbiamo delle altre informazioni che vanno lasciate in questo caso di default. Vediamo qual è l'effetto. Apriamo questa è la camera 01, la selezioniamo H, quindi visualizziamo soltanto le camere, camera 1, ok. La camera 1, una volta che è selezionata, che in pratica, come vedete, è questa camera, ha delle proprietà, object property, che possono essere controllate dai livelli di 3ds Max o dall'oggetto in questione camera di 3ds Max. Lo lasciamo come oggetto e lo lasciamo impostato come enables per quanto riguarda il motion blur, come object. Ok. Questo cosa significa? Significa che il movimento adesso è movimento relativo alla camera. Quindi, se noi vogliamo spostare la camera nella scena e creare un effetto di movimento, lo possiamo fare creando proprio un rendering molto realistico. Per fare questo, all'interno di camera, con i vari strumenti, vi posizionate magari come preferite, magari ecco in questo modo. Saliamo un attimo. Ok, qua così. Guardiamo un po' in giù. Poi attiviamo Auto Key, ci spostiamo a un altro frame, magari facciamo un po' di dolly, senza entrare all'interno del mare perché qua c'è il mare, e poi facciamo un semplice movimento di questo tipo, così, ok. Quindi questo è il movimento che noi abbiamo fatto in questi frame. Se ci posizioniamo qua a questo tipo di frame ed entriamo all'interno del render, facciamo il render, vediamo che cosa accade. Parte il nostro conteggio dei rendering, parte il Computer Final Getters Point, che vedremo più avanti che cos'è, e poi vediamo in azione questo shaders. La particolarità di questo shaders qual è? Non lavora come il motion blur dell'effetto che abbiamo visto precedentemente, che lavora durante il rendering, ed è per questo che è molto lento il motion blur nativo, introdotto all'interno delle opzioni del rollout element array, mentre questo shaders si appoggia come effetto finale, quindi come se fosse un filtro.
Una volta finito il rendering, appare un messaggio che vedremo poi a che cosa si riferisce, quindi si apre una finestra e questo è l'effetto mosso in base alle impostazioni di default del Materials Editor che hanno Shutter Saturation Frame a 0.5, quindi se lo vogliamo meno mosso lo portiamo ad esempio a 0.2, eccetera. L'avviso che è stato impostato in questa finestra che si chiama MentArray Message, che è una finestra che si apre quando ci sono delle problematiche, sta dicendo che se noi vogliamo sottoporre ad effetto blur, e cioè questo effetto di sfocatura, il background e l'environment che stanno ad indicare lo sfondo del cielo, in questo caso, dobbiamo disabilitare che cosa? All'interno di render setup l'algoritmo dello scan line perché va ad interferire con questi effetti. Oppure, se non vogliamo sfocare lo sfondo, che però in questo caso andrebbe sfocato, è sufficiente disabilitare blur environment background per non avere questo effetto di messaggio. Vedremo più avanti dove sono introdotti gli environment e i background, vanno intesi in questo senso comunemente come il cielo che voi state appunto vedendo. Tutti gli altri parametri sono dei parametri che riguardano appunto la caduta di questo effetto. Questo parametro lo capirete più avanti quando si parla di gamma, ma lasciatelo impostato a 2.2. Quest'area Blur More Objects Near Camera sfoca gli oggetti, no? Che sono più vicini alla camera, quindi se ho un oggetto più vicino alla camera, per effetto di vicinanza sarà sfocato ancora di più. La particolarità di questo tipo di rendering è data dalla velocità che ha in sé 5 minuti e 12 perché è l'effetto. Se voi provate a creare questo effetto di motion blur con il motion blur presente all'interno del camera effect, sicuramente vedrete che i tempi di rendering saranno più del doppio, se non il triplo.